Intanto buongiorno, grazie a tutti. Questa mattina è la prosecuzione in sostanza di una riunione fatta lunedì scorso pomeriggio in sala del Consiglio. A una richiesta dei marinai, delle ciurme, fatta il sottoscritto l'incontro con l'amministrazione comunale per porre alcune questioni di rilevanza, con importanza rilevante, a proposito del momento salariale e della situazione che verte la pesca in questo momento. Problema ovviamente che non riguarda solo i ciurmi marinai, ma che riguarda anche i datori di lavoro e quindi gli armatori. Con me qui al tavolo della discussione c'è Onofrio Rotta, che è il responsabile regionale della CISL. Poi c'è Pierpaolo, che è con me lunedì scorso, che è intrattenuti anche per tracciare una linea comune di approccio a questo problema. Poi c'è, che la volta scorsa non c'era, c'è Muccio Callo, il sindacalista della UIL, segretario regionale. E poi c'è il rappresentante dei marinai, insomma il nominato seduta stante, rappresentante dei marinai, che è Fabio Varagnolo. Io ho fatto una telefonata l'altro giorno a Fabio Varagnolo, ringrazio l'ASPO per averci ospitato qua, mi hanno pregato infatti di non superare un certo numero di persone proprio per i motivi di sicurezza, quindi ringrazio anche Fabio per aver contenuto il numero di persone. L'importante è che ci siano le persone giuste e che tutto ciò che viene detto poi venga divulgato a chi di competenza. Viva Pierpaolo, doveva recarsi a Roma per capire esattamente le linee del Ministero, capire A, quando arrivavano i soldi del fermo biologico del 2012, a che punto erano, 2011 scusate, a che punto erano i pagamenti, B, conoscere esattamente le intenzioni del Ministero a proposito del finanziamento della cassa integrazione per il 2012 e magari capirne un attimo anche i lineamenti e le impostazioni previste, e soprattutto la parte che interessava di più, capire tutto il ragionamento attraverso il sindacato per quanto riguarda tutta la questione relativa alla cassa integrazione in deroga, che oltre a quella prevista per il fermo biologico anche a una potenziale cassa integrazione che vada ad integrarsi a quella già esistente, ossia nel momento in cui c'è crisi, come c'è crisi per l'industria, come c'è crisi per l'artigianato, per il commercio, visto che c'è crisi anche per la pesca, capire se c'erano le possibilità, gli estremi economici di finanziamento per andare incontro e sopperire, allungando magari un po' di più il fermo biologico, anche in una fase diversa rispetto a quella prevista dal Ministero. Ecco, io non vado oltre, eventualmente mi riservo di intervenire, di integrare e di fare delle richieste. Siamo lasciati l'altra volta, no? Sapevate che l'8 maggio c'era un incontro al Ministero per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga del 2012. Poi c'era anche da risolvere la questione della cassa integrazione in deroga dei pagamenti del fermo del 2012. E allora, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga del 2012, sembrerebbe che il Ministero anche quest'anno sia fattibile. Quindi anche per quest'anno, le notizie quindi da questo punto di vista sono buone, perché anche per quest'anno abbiamo la cassa integrazione in deroga per il fermo del 2012. Le date del fermo non sono ancora state, perlomeno non ho avuto notizie ancora precise sulle date del fermo, ho avuto notizie invece sulla cassa integrazione in deroga del 2012. Quella sicuramente l'abbiamo. Abbiamo segnalato al Ministero la criticità della marineria di Chioggia per tutta una serie di motivi che sono sorti, vabbè, forse questo ultimo periodo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però è già da un po', insomma, che qua a Chioggia sicuramente ci sono dei mal di pancia sia da una parte che sia dall'altra. Quindi abbiamo cercato di segnalare al Ministero questa cosa. Il Ministero, nella persona del dottor Mastro, adesso mi ricordo, Mastro Antonio, che è un dirigente del Ministero, è consapevole di questa cosa e quindi
per la cassa integrazione in deroga, insomma, c'è questa possibilità eventualmente anche di, come dire, allungarla a periodi che vanno oltre il fermo biologico del 2012. Tuttavia, e questa è, chiaramente questa è la proposta, però ci sono varie possibilità, no? Varie. Grosso modo, secondo me ce ne sono due, insomma. La prima è che Chioggia attivi uno stato di crisi la prossima settimana. Attivando appunto questo stato di crisi si invia il documento sia alla regione sia al ministero per allargare appunto la cassa integrazione ai periodi in cui non c'è il fermo pensa. Cosa vuol dire questo in poche parole? Vuol dire che la barca che può uscire, vuole uscire, lo può fare assicurando l'MMG, il minimo monetario garantito, al lavoratore. Questa volta però glielo devo assicurare, sempre che ci sarà un controllo anche da parte delle organizzazioni sindacali affinché chi vuole uscire garantisca l'MMG. Chi invece non è in grado di garantire, MMG sta per minimo monetario garantito, chi invece non è in grado di garantire l'MMG al lavoratore, all'imbarcato, resta fermo e attua praticamente lo strumento dell'ammortizzatore sociale. Però dobbiamo fare, e qua chiaramente questo è un confronto tra di noi, dobbiamo fare praticamente, dovremmo attivare questo stato di crisi. Mi risulta che i pescatori di Porto Tolle lo hanno già attivato, e possiamo sicuramente attivarlo anche noi, anche perché la prossima settimana c'è un incontro, dopo magari il mio collega Rota sarà più preciso su questo, per quanto riguarda i finanziamenti della cassa integrazione in deroga in agricoltura, e noi abbiamo chiesto che questi finanziamenti vengano allargati anche alla pesca. Questo perché comunque la situazione della pesca, soprattutto della nostra marineria, è più grave rispetto magari ad altre marinerie. No. Questa risposta noi la sapremo, dopo il 14 di maggio, quindi praticamente la prossima settimana, lunedì, però nel frattempo noi potremo attivare lo stato di crisi. E far partire appunto, cominciare poi a partire con le procedure di cassa integrazione in deroga. Ci sarebbe anche la possibilità di sbarcare il dipendente e sbarcando il dipendente attuare appunto, il dipendente è sbarcato e va praticamente in disoccupazione e quindi percepirebbe l'indennità di disoccupazione. Finisco dopo. No, già da sull'argomento che può fare anche per le 2.50 e le 4.13. Per la 4.13 sicuro. È un'idea divisa 2.50 e 4.13. Per la 4.13 sicuro, vale anche per la 2.50, se riapplicare il contratto che avevamo fatto nel 2009 della cooperazione. Perché purtroppo in tanti non vi riapplica il contratto della cooperazione. Quindi se non viene applicato il contratto della cooperazione, quello che abbiamo fatto nel 2009, ok? In quel caso là non vale la cosa, non vale né la cassa integrazione in deroga né l'indennità di disoccupazione, perché i contributi versati non sono sufficienti a garantire questi ammortizzatori sociali. Quindi questa cosa non vale. Allora, mi te prego, ascolta, mi te prego, come i sindacati guardi, mandano una letterina a ogni cooperativa, spiegando queste motivazioni, perché tanti piccoli a pesca pensano di essere pari agli altri. Non vorrei che fosse dopo dei... Positivamente dato questo fermo, dato che Dennis, e sostanzialmente anche poi definire cosa che si intende la disoccupazione e cassa integrazione. Sarebbe meglio che spiegaste molto bene questo concetto qua, perché secondo me è molto, molto confusione. Ah, lo spiego subito.
lo spiego subito, così ci chiariamo. Scusa, prima volevo capire dalla letterina che chiede lui cosa tu dici, poi ripeto per favore. Siamo tutti pescatori, però siamo divisi, 2,50 e 4,13. Quindi da 4,13 è il presupposto di fare quello che dice prima. Da 2,50 non ho i presupposti, quindi in caso di aggressione lui non andava mai. No, almeno che non si abbia applicato. Almeno che ne abbia applicato. Che ma non mi sembra che ne abbia applicato nessuno, direttiva. Non mi sembra allora, onde, che ne abbia applicato nessuno. Onde evitare, dopo che si è pescatori, che compri parole un'altra volta, una piccola letterina che specifichi quello che ti dico. Cosa fai dopo? Se non gli dà diritto a queste cose qua? Ogni applica il contrario. Sì, ma allorché non si possa, siccome te lo posso dire, magari sarà, non so se sia una o neanche quella che sa messo in regola. Esattamente, siccome non ve ne sei, non ve ne è nessuna, cioè per uno non fa l'eccezione, spieghiamo che sta gente qua, una volta che si applica questo discorso qua, cosa che si mette contro. Perché sostanzialmente. Ma meno che in regione non si studia la possibilità di allargare anche per la piccola pesca, però ovviamente, cioè, questo, se avremo qualche gruzzolo spalmato. 100.000 euro. Ma scusi un attimo, Fiori, il problema era avere Walter sindacato, perché 50 anni fa questa foto era 2,50, 50 anni fa. Quindi, oggi un marinaio della 2,50, mi metterò contro anche i miei colleghi, perché qualche tu mi dirà pensi i casi tuoi, però devi dire quello che sì. Un marinaio non ha né diritto di cassa mareale. C'è un infortunio di una misera cifra, pensionistica che ne c'è un quarto di qui che c'è per gli altri. Quindi sta 2,50, gli ha fatto 50 anni fa. Quindi c'è da fare tutta 4,13, anzi migliorare la 4,13. Colpi le guai. Mise 10 anni che portava avanti sempre tutte le guai. La mia barca della piccola pesca è per tutelare le persone qua a bordo, su passare 4,13. Ma tanti che fa interesse essere 2,50. Quindi deve essere uguale tra i sindacati e portare avanti le trove qua. Noi a quel padre dei giorni si devo passare da 4,13, come che ti ha appena detto. Perciò dalla legge 250 ti puoi passare benissimo alla 4,13 e avrei tutti i diritti. Sì, però che passi alla 4,13, quando ti dopo non interessa, poca morire. Poi non c'è le parole. Allora chi fa la legge noi? Impone le persone. Abbiamo fatto un contratto. Facendo 4 punti, la 4,13 e 2,50, forse come adesso, più la 4,13 e 2,50. No, l'anno scorso, adesso no. Insomma, posso dire una roba? Allora, più mi pare che le cooperative che siete aderenti per il contratto c'è il lavoro della piccola pesca, mi pare che sia tutti quanti aderenti, perché un contratto che ho fatto nel 2009 se non tirare i soldi della cassa di calcio quest'anno i marinai. Mi pare che i marinai della piccola pesca. Gli ha tirato in base al contratto con il mio monetario garantito. Non gli ha tirato in base. Oggi mi pare che stai venendo qua. Anticipo perché noi altri come paroni, come capibarca, come amatori, quello che vogliamo, se si ricorda e Salvagno, dopo un po' avanti così magari entriamo anche, abbiamo una riunione in tavolo di crisi 2 mesi fa, che c'era a Caspi, insomma il tavolo di crisi si è fatto da tutte le associazioni di categoria. E abbiamo domandato in che tavolo di crisi, che poi sono fuori anche il discorso che è la telefonata famosa che sono telefonati per avere i nominativi delle robe, che noi altri domandevo come distretto adriatico, perché abbiamo fondato, cioè sta fondato sul distretto adriatico, domandevo una calamità naturale tutti quanti. Già sta fatto a tempo indietro un documento già firmato da tutte le associazioni di categoria, più dal tavolo di crisi regionale che avevo, che noi altri come Veneto, come Friuli, come Emilia Romagna, domandavamo era stato di calamità naturale. Come Veneto. Sì, però siccome l'ha fatto anche la Romagna. Allora, dopo 2 mesi noi altri aspettiamo qualche risposta, perché se è vero che qualche volta che si è armatori che va più a tante robe, però qualcosa si è anche armatori che è uno del suo ruolo, questo non si può capire, perché a volte l'armatore deve fare anche il ruolo giusto in un momento giusto. Allora, noi abbiamo domandato perché, che già sta di soldi che secondo noi si può andare a vedere a ritoccare, perché sapendo già quella cassa di creazione in deroga, che non ha tesoro una deroga, dunque abbiamo solo per chi 45 giorni di cassa di creazione, dopo non abbiamo più altri, questo lo sappiamo anche perché colpiva e anche a qualche altro, abbiamo qualche rapporto che ne parliamo, insomma, quelle cose qua. Allora, se va guardare dato il tavolo di crisi, se noi altri come Veneto potremmo dargli un sistema di cassa di creazione agli uomini, in dove, che disegno? Ok, noi abbiamo deciso che pensavo che 1000 euro al mese potremmo tirarli fuori, perché? Perché se 100 euro c'è proprio la cassa integrazione,
Allora, se c'è una cassa di regione, 400 euro può essere la regione che metteva a disposizione, sui famosi 400.000 euro, più da trovare soldi in giro. Guardi, se due mesi che aspettiamo delle risposte. Sì, che aspettiamo delle risposte. Noi altri, questa settimana che viene, avremo un incontro con tutte le marinerie dell'Alta Adriatica a ripreparare un'altra volta il discorso. Siccome a noi altri in ascolti, allora non credo colpa a nessuno, se no dopo fago la solita dematologia che non mi va bene. Tira le sue firme e dice, ma scusate governo, cosa si deve fare? Perché se noi altri non sono buoni arrivare al punto di dire che qua abbiamo un problema, vuol dire che neanche non li metti. Allora, io voglio, e quando che mi metto a parlare di sindacato, siccome al ministero che è di sindacato, guardi, beh, venga un ragionamento assieme, però dovrebbe essere su una linea quasi comune, nel senso, se è vero che noi sbarchiamo la gente per cassa integrazione, però è dentro un problema che è un altro amatore, voglio dire, è quel in comune che noi dobbiamo accumulare. Quando noi siamo andati a mandare anche in regione un problema, come fare che noi sappiamo quello che è il minimo garantito, non è che qua il problema ti dà 50 euro al mese per salvare il minimo garantito, non si lo sale. Qua che se barchi ti dà 500 euro al mese, la barca automaticamente si ferma. Voglio dire, è un problema, allora, dalla parte è un problema del marinaio, dalla parte è un problema dell'armatore. Ecco perché noi altri siamo due mesi che insistiamo, da quando del maltempo. Perché qui che sia a casa è giusto che manca su qualcosa. Perché per cassa integrazione, se neanche giusto, questo che abbiamo fatto, proposto molte volte, che un uomo se un anno per aspetto, un anno e mezzo. Perché questo succede e gli altri marini non succede? Allora, i primi anni ti ricordi più perché si sentiva un coda a telefono, se no. Però questo non va ad esportare il discorso di dire quello che può essere aiutato d'amicizia. Come mai noi altri dovremmo avere gli schemi in aprile, siamo già a maggio, quasi a metà maggio, non abbiamo nessun schermo. Allora, Porto Garibaldi a Tirai, ancora a Tirai, gli altri a Tirai, in altri ogni anno, primo anno, gli attaccare cooperative che a sbagliare domande. Venezia, secondo anno gli ha cambiato funzionario, terzo anno siamo come prima, vuol dire chi se ne frega. Vuol dire, aggiunge anche il resto che per questi inconvenienti gli erano stati stanziati i soldi e che non sappi trovare. Perché no, quello che a me dà un poco, e qua torno su quello che è successo anche lunedì. Mi avevo detto, ragazzi, siccome qualcosa sciopero, non è facile, perché se che si schei siamo tutti bravi, ma quando che mi dico fermati non vedi soldi, cosa fa a fermare? Vuol dire, perché il ministero, il ministero non è che i soldi che sia, vi va. Perché è il discorso che è successo lunedì, che mi la vedevo in questa maniera qua, e stavo, ti so che tenevi su l'8 maggio, perché se avevo sentito anche perché è l'apporto che avevo, vabbè, ti va su all'8 maggio, fermo la riunione sabato, perché anche a noi siamo voluto mandare come pescatori, ma non solo per gli uomini, sinceramente, fermo anche agli interessi degli armatori, di trovare una formula di fermare chi che si fermi di guadagnare qualcosa. Noi già, adesso ieri proprio mi telefonato a Rimini, della scusa da Cinatico, ma se è vero che voglio andare in fermo pesca poco prima, io non voglio andare in fermo pesca poco prima, dobbiamo trovare un sistema per sti qua che non che faccia fare, voglio dire, se è una marineria, pensiamo che se domani che sei e fermo pesca pagato, che non vi sia che solo di questa reazione, potrebbe essere un fermo pesca alternato, cioè dobbiamo arrivare a questo punto, voglio dire, se no domani arrivo a un'ottica che sapevamo già che a questa reazione sto anno è passeva, perché diciamo che mi sapevo che a questa reazione passeva sto anno, proprio sto anno che viene non so mica essere che sia. Vuol dire perché noi siamo di terra è questo. Quello che potevamo fare, che si poteva fare secondo me, è come che ha fatto il Comune di Venezia, che ricassi integrazione in deroga a gestare quasi finanziata al Comune, e che ha dato i soldi subito. Il datore di chi che poteva andare in banca e che andava a anticipare questa finanziaria. No, attenzione, no. Vabbè, ma sapete che noi cotizzate Comune, bambini. No. E allora, le casse integrazioni in deroga, cosa succede? Succede che i tempi per le casse integrazioni in deroga, anche per gli altri settori, sono comunque lunghi. Ok? Quindi il Comune di Venezia ha fatto una convenzione con una banca. E la banca ha anticipato al lavoratore i soldi a casa il comune. Ti capivo bene subito. No, ma scusa, no, l'abbiamo già capito, sì, giusto, l'abbiamo capito. Guarda, il comune è su passaggio garanzia. Vuol dire che. Sì, allora, no, comunque. No, momento, vabbè, però scusa. Te spiego mia. Gli interessi che paga il comune, comunque non cambia questo già di niente. Perché noi abbiamo questo problema, Piva. Prima roba. E a tu così ti spiegherà anche il motivo che noi ci ultimo a ritirare come sempre. No, allora per quanto riguarda il discorso dei pagamenti in ritardo, ne avevamo parlato l'altro giorno in assemblea.
dopo voglio sentire però anche gli altri, però perché è giusto che è chiaro. Allora, là, il dirigente regionale Leopardi, ancora i primi, tra fine marzo e i primi di aprile, dicendo che il dirigente dell'Inps regionale, dicendo ma a che punto siamo quei soldi della Cassa Integrazione 2011? A parte che questo mese è cascata le nuvole perché la Sarella ha detto fammi fare una verifica, gli ha fatto una verifica, dopo aver fatto la verifica mi ha detto sì, adesso l'Inps di Venezia si attiva per pagare i dipendenti, come dire, si è già all'ultimo minuto. Dopo due giorni mi ha chiamato dicendomi che l'Inps di Venezia aveva sospeso i pagamenti perché c'era finito i soldi a livello ministeriale. Se i soldi a cassa integrazione sono a livello ministeriale, il meccanismo funziona che chi che arriva prima sei toi. Se l'Inps, e qua mi dispiace dirlo, ma è una grande responsabilità dell'Inps, se l'Inps comincia a pagare appunto le casse integrazione a primavera, succede che chiaramente dei soldi non sono. Quindi premetto che tutta la documentazione relativa alla cassa integrazione in deroga era stata inviata all'Inps ancora prima di Natale. Quindi tutte le associazioni mi aveva garantito che l'aveva inviata all'Inps ancora prima di Natale tutta la documentazione alla cassa integrazione in deroga. Cioè, mi dico, prima di Natale, aprile, cioè tempo anche per vedere se c'era qualche errore di invio telematico, e chi che sei qua dentro, insomma, che fa questo lavoro, sa sicuramente meglio di me, poteva avvisare. Non è stato avvisato, i soldi sono finiti e siamo arrivati che la nostra marineria, non siamo gli unici, gli altri che ne fa compagnia, però gli altri chiaramente pensiamo noi altri, la nostra marineria, rispetto alle marinerie delle Marche, per esempio, sta trovando a non avere i soldi della cassa integrazione in deroga del 2011, perché i soldi erano finiti. Al Ministero questa cosa però è stata sollevata e sembrerebbe che adesso il Ministero con il rifinanziamento, ci dovrebbe essere il rifinanziamento, quindi l'Inps deve un attimo chiarire, io ho già sentito Leopardi, il dirigente regionale, si deve un attimo chiarire tra sede centrale che gli deve dire guarda che esiste e sede territoriale che gli dice ok, ti mi dici che esiste e dopo dovrebbero cominciare a pagare. Spero il prima possibile, però adesso i soldi sembrerebbe che sia. Questo è il motivo per cui i soldi della Cassa Integrazione 2011 non se ne ancora la cosa si dice assieme anche a marinai, perché è lui che comunque deve decidere, sia quella della Cassa Integrazione, perché la Cassa Integrazione permette comunque di non essere sbarcato e comunque è comunque una continuazione del rapporto di lavoro. Rispetto all'indennità di disoccupazione, paga i contributi lo stesso. L'armatore paga i contributi per le persone che sono in cassa integrazione imbarcate. Ah, perché il periodo di sospensione? Per il periodo di sospensione, no. Posso dire una cosa? Quindi mi faccio parte del tavolo di crisi, siamo a Gottardo, a Faccioli, a Regione. Diciamo una delle roba primarie che mi comportava il mese scorso al tavolo di crisi si sta perché non guardiamo di bloccare i mutui ai marinai, anche armatori? Se io ho il mutuo da casa da pagare, schiena che ne porta a casa. Il parente che darà è il primo mese, ma dopo se trovi in difficoltà la che la fa, quindi cercare un modo di bloccare questi tributi qua. Ti ricordi? Siamo stati d'accordo in regione, che la regione, Vittapere o altri presidenti regionali del sindacato, che siamo amuantri delle federazioni e che ne parliamo. Quindi per fare più presto, che mandano altri numeri di telefono vostri alla regione, se passa più di un mese e non disegni su contatto. Quindi guarda che è importante bloccare che butti a Staserte e riprenderli che ti vai male. Andiamo in mare ottobre, se prendi se riprende ottobre. Questo è il concetto. Discorso che ti avevo tutti prima, il periodo del fermo. Guarda che l'Alta Italia ha presentato un altro periodo di fermo, se sbaglio Antonio, non sei quello nazionale, quindi è un altro periodo.
tanto per sé, perché quindi vorremmo fare qualcosa con i mutui, questa gente qua, che è una roba importante. Volevo da che? Sì, 4 mesi del fermo dei mutui, sembra che 4 mesi. E siamo l'unica marina d'Italia che avanza con gli scherzi. L'unica marina d'Italia che avanza con i soldi. No, non siamo comunque l'unica marina d'Italia. Sì, sì, sì. Ma adesso non devi interessare gli altri. No, come non interessi gli altri? Mi interessa che riesca a essere mia. Appunto, non devo guardare gli altri che hai ricevuto, devo guardare se mi come marina io ricevo gli scherzi. E come mai non lo ricevo voi? Passato dal 2010, ma se ne rendevo conto, o gli altri sindacati dovevano fare forza per queste robe qua, perché noi altri avremmo sempre messi là in fila davanti, anzi, per carità, tutto il merito che avete, però se voi altri qui che dovevano fare forza su queste robe qua, 2 miliardi e 300 milioni che ha il sud adesso. Guarda, che cavolo di origine questi qua? Come ti stanno dando i soldi della disoccupazione che a te o della cassa integrazione è allo stesso modo, quindi... Adesso hanno annunciato il fondo. Ma con i 2010 noi Lo so, lo so benissimo. Ma adesso hanno annunciato il fondo di 2020 che arriveranno fra... C'è anche il discorso... Ma io voglio ascoltare, ascoltami all'inizio, dovevi avere pazienza, perché se non capisco... Sì, ma a fine mese se non ti porti schia a casa... Bravo, fermo, bravo, cioè, buono, bravo, quanta bravo. Quanta mangia ti diste, calmi buono. Qua, no, mi se va a casa, che la mia moglie c'ha passa se ti mi fa parlare, se ti mi fa parlare... Ma se tu sai che metti mia moglie, cosa va a fare male? Se ti mi fa parlare, per piacere, forse dico quello che ti devo dire, ti forse, se non ti ascolti, un attimo. Ho ascoltato tutti, oggi il motivo della riunione per il quale il sottoscritto, assessore della pesca di Chioggia, si sta coinvolto, è perché si sta posto un problema, che oggi, parli gli armatori, parli sindacalista, mi onestamente faccio fatica a creare un percorso chiaro, e se non lo capisco insomma, penso di avere una intelligenza media, se, a meno che uno non sia straintelligente, fa fatica a capire una persona media. Allora mi dico, oggi qua c'è il rappresentante dei marinai, hanno posto un problema e dice, caro signore, non che la fermo più a reggere, perché andiamo in mare a 70 euro alla settimana, 7 euro alla settimana, 0 euro alla settimana, per cui si pone il problema di ordine economico, siamo in uno stato di agitazione, perché una situazione che inizialmente sembrava limitata si sta allungando troppo e non ce la facciamo a reggere. Era questo che ti volevi dire? Ecco, ti vedi che su Dio dirlo, se ti mi fa parlare, per piacere. Grazie. Detto questo, l'incontro fatto con il sindacato e con la richiesta degli armatori, cosa voleva dire? Voleva dire che oltre al problema di marinai, che c'è anche il problema dei capibarca e degli armatori, no, che se anche a soldi marinai, quindi che allora, siamo parlati allora, allora, adesso. Allora vieni qua a parlare. Non potevi interrompere ogni volta, perché uno deve fare un ragionamento compiuto, altrimenti non si capisce. Perché ti sei intervenuto tu, ti sei intervenuto io, non capisco niente. Per piacere, mi fai capire, siccome mi non conto niente, abbiamo zero poteri come Ciosa, come pesca, come anche regione, e come invitare, come far invitare, perché le ultime tre volte non sono stai invitato, Tafa, non sono stai invitato le ultime tre volte, domani ho rubato le tavole, mi dovevi invitare, perché dopo loro vieni in ufficio da me. Capito? E allora mi voglio sostenerle, e se le robe le so, le sostengo, se non le so, come faccio a sostenerle? Allora, e il problema è economico, se vogliamo finanziare aziende, industrie, nord, sud e centro, no, perché se, scusi un attimo, ma mi animo, perché cavolo, no. Se ogni volta uno viene rotto, impariamo assieme a fare finire un concetto, perché altrimenti quando che ti viene rotto non ti riesci a creare un ragionamento unico. I mutui, lascia perdere i mutui, adesso entriamo anche sui mutui, parliamo del PAN giornaliero quotidiano. E il PAN quotidiano giornaliero, sì, la cassa integrazione, e mi pare che non che sia niente se non quella solita, classica, se corretto? Solita classica vuol dire fermo pesca, biologico, normale. Ma non sei questo il problema che lui ha posto. Il problema che lui ha posto è, siccome con gli armatori, che andiamo in mare, che fermo anche peccare gli armatori, perché questo è di dire gli armatori, che fermo peccare, tant'è vero che 3 mesi fa ci avevamo trovato in compagnia portuale, se è vero o no, e che c'era la possibilità che tutte le marinerie si fermasse,
portasse i libri in capitaneria per azionare la cassa integrazione. Mi non ho più sentito niente, non ho più visto niente e non so più cosa che sia successo. Detto questo, andiamo avanti, fermo un altro passo avanti. Domanda. Se che c'è la possibilità, scusate ragazzi, se che c'è la possibilità di trovare una formula che associamo cassa integrazione in deroga, allora la differenza, la spiegavo ben prima, la spiego un'altra volta a me, così mi dice se è giusto quello che ho capito. La cassa integrazione non è altro che i famosi ammortizzatori sociali, aiuti dello Stato. Viene di tre tipi, fermo finta che sia due tipi, uno ordinario e straordinario messi insieme e uno in deroga. Ordinario e straordinario per la pesca non esiste, è corretto? No, non esiste per la pesca. Primo problema, vediamo di istituirlo per la pesca. Ecco l'aiuto che si chiede alle associazioni, al sindacato e alla politica di sostenere anche ordinariamente, se che c'è la possibilità nei meandri della legge, la cassa integrazione anche per la pesca, soprattutto in questo momento, perché prima non esisteva il problema, o meglio, esisteva parzialmente, oggi il problema è cronico e quindi bisogna trovare una soluzione. La cassa in deroga invece un aiuto sociale che viene da temporaneamente, ma temporaneamente siamo di dire tutti che è una legge comunitaria, una legge statale che dice che bisogna ridurre lo sforzo della pesca, fare i famosi piani di gestione. Cioè, ma santo Dio, se che sei da ridurre lo sforzo della pesca, se che sei da fare i piani di gestione, avremo un aiuto economico che ne porta pian pianino a ripopolare il mare e ad aiutare tante uscite e a favorire tante uscite? Sembrerebbe di sì, ma non mi pare che sia finanziamenti sostanziosi o comunque equilibrati, simili ad altre attività, quali l'industria, il commercio e cooperazione e quant'altro. Oggi la battaglia che si deve fare per il settore della pesca è questa: finanziare una cassa integrazione non più in deroga, ma ordinaria o straordinaria che si voglia. Perché voi sapete che ordinario e straordinario in base a 15 persone, non 15 persone, in base anche alle... Cioè, ma qua non siamo di parlare di un armatore, siamo di parlare della categoria. Questa e poi, la, non è una proposta, cioè, aperta la discussione. Potremmo questa settimana qua dedicarla questa settimana qua al lavoro, come l'altra settimana, no, a casa netti ancora. Anche noi altri vorremmo convincere, dignità, da rimanere che vuoi dignità, tutti può da rimanere a pagare le tasse, che vuoi dignità anche dei cristiani, gli altri di esseri umani. Ma cosa ne fa rimanere? C'è qualche 100 euro per le parole, anche le ciappi si estende e avanza più un mio, e porto 100 euro a mia mugliare, a mia da qua può essere la possibilità di farlo scolare. Sì, se stai per accettare dei paroli, per sbarchiamo, ma cosa sbarchiamo? Cosa sbarchiamo e ti farò? Che senza le nostre parole in capitanino non sbarchi niente. Noi li siamo trovati tutti per suoni. Allora, attenzione, le possibilità sono due: o si scende subito in stato di agitazione, e sì, questo è l'ipotesi. Coinvolto di prima persona, perché essere da parte là mi rendo conto di portare a casa come che una volta si diceva il comparato. Mi rendo però credeme ragazzi, bisogna che troviamo una soluzione. Diventa anche un po' girotti adesso, perché bisogna che troviamo una soluzione, messo qua per questo, e magari se me la indichi voi, se me la indichi gli armatori, me la indichi il sindacato, le associazioni, mi sono qua per sposarla completamente. Bisogna che troviamo una soluzione seria. Scusi un secondo, perché abbiamo visto che ogni volta che ognuno va per la sua strada e per i propri interessi, che pure esclusivamente con gli interessi,
ti rischi veramente che sia anche qualche problema di conflitto. Allora, siccome mi pare che in questa fase non che sia tanto comparativo per nessuno, perché tutti sa come che sia il mare oggi, e quindi trovare la soluzione unica, condivisa, magari facendo un piccolo passo indietro un po' tutti, forse se riesce, se siete tutti uniti, armatori, marineria, marinai, associazione, sindacato e amministrazione, forse se riesce a fare qualcosa di concreto. Perché? Perché la marineria di Ciosolo, se voi altri, non è l'ultima, è tra le prime a livello nazionale, se muove tutti assieme è un discorso, se si muove gruppettini forse ha meno rilevanza. Allora è per questo che le chiedo a voi altri, alla rappresentanza dei marinai, ma soprattutto alla rappresentanza degli armatori, di trovare una soluzione condivisa, sia quella di rimanere da lunedì, rimanere lunedì da Cai, arriva, sia l'unica soluzione o una delle soluzioni migliori, troviamo questa via, sia quella di dire no, mesi va, mesi no va, non mi pare che sia così. Quindi mi dico, se la soluzione non la trovate tra voi altri, è difficile che riusciamo a fare un passo avanti. Perché? Perché veramente succede quello che ha detto il signor là, ti va in conflitto, ci abbiamo, chiediamo, fioi, siamo tutti ciosotti, se pescaoli, se colleghi, non si deve fare questi atteggiamenti, si deve trovare una strada comune dove che ne dà forza a noi altri, che dà forza alle organizzazioni sindacali, che dà forza al sindacale, alle associazioni di categoria, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Allora mi dico e domando, c'è la possibilità concreta attraverso un'azione, uno stato di agitazione che non sia esclusivamente di marinai, ma che sia anche degli armatori, trovare una soluzione che vada bene a entrambi, chiamiamola cassa integrazione o chiamiamola disoccupazione, cioè è una strada percorribile che loro sono in grado di sostenere dal punto di vista economico, perché altrimenti se vogliamo ragionare intorno se siamo e non abbiamo concluso niente. Ti chiederà subito i schede come noi. Appunto. Cioè siamo d'accordo ad attivare il tavolo. Però scusate un attimo, però. Ti vai in casa integrazione, ti chiedo. No, però non ne veniamo fuori sempre col stesso discorso. Non è che c'è qualcuno che qua pensa che è. Sto facendo l'avvocato del diavolo, che qualcuno che c'è una casa aperta dove basta che bussi a quella casa e ci danno il problema. Allora non c'è questa soluzione, no, né che vai all'INPS, né che vai in regione, nessuno ti dà, ho capito, nessuno ti dà, vabbè, poi sono tutti, nessuno ti dà niente. Andiamo ancora avanti, sempre così, finché arriviamo al biologico, che la dice il biologico che sì, però dovremmo andare avanti. E non è più che sta fermo, poi appunto. Fermo come gli altri che sono d'accordo a quello sul picchiamo. No, che se picca qui che c'è lo Stato, che se picca qui che a fine mese tira 30-40 mila euro, donno gli altri che a fine mese arriviamo che dobbiamo crearsi dei braghi e dica a mia mogliere, mettiamo il culo ti, perché non viene a fare gomita dal mal dei brassi che ho. Fio, dobbiamo desmissiarsi qua. Poi volete promettere, ma alla fine non vi ho fatto niente. Poi abbiamo cercato modo di fare qualcosa perché siamo lì a perdere del mare. Ma chi era capite che siamo davanti, capite che siamo davanti due mesi, dopo che mi ho chiesto di fare di prelievi mare, anche con la mia barca, che vieni da bordo, fino adesso riceve lui, venirà anche la prossima settimana forse, e venirà proprio passato mesi. Allora in due mesi cosa abbiamo fatto? Se è vero che sappiamo qualcosa dopo il maltempo, ma qualcosa, però vediamo moria. Siamo trovati il punto che si è passato due mesi, giusto? Non si c'è più niente in mare, siamo mangiati il poco delle risorse in due mesi che potrebbe essere buona a settembre e continuiamo a mangiare le poche risorse che a settembre può essere un avvenire nostro e senza tappare schieri. Allora siamo di coglioni. Sì. Per iniziare a dire... E parlo anche per gli armatori. E l'altra cosa è la diminuzione dello sforzo di pesca, può essere visto, loro lo vedono solo a tagliare le barche, perché non proponiamo invece la diminuzione dello sforzo di pesca proprio questi 5 mesi, 4-5 mesi dei quali abbiamo bisogno, applicando il contratto di lavoro, perché si ripopoli il mare. Quindi la diminuzione dello sforzo della pesca non deve essere tagliare i pescherecci, ma usiamo quei fondi invece per investire sui pescherecci che abbiamo, perché noi dobbiamo giocare sempre in difesa? Stiamo giocando sempre in difesa, ad arrivare poi al disperato che dice basta, taglio la barca. Però scusa Lucio,
è una cosa. No, no, devi guardare la politica futura della pesca, quale sarà? Acquacoltura, maricoltura, te un padrino. Che se anni che ormai lo domanderemo e se ne frega altamente. Sì, quando che noati dobbiamo fare una politica subito, ridurre i sforzi di pesca, venire a casa di gioventù, però siamo che crei i borghi della situazione, i borghi della situazione che c'è, sì, per poter vedere un sistema. Allora, che dopo si dica, il problema non è che se l'armatore va a fare un sciopero e lo fa per chi è la scheda armatore, perché noati vedevo il futuro che quando che mi vago come armatore, parlo da armatore questo, ho un problema. Se meno che a fuoco dai non garantito all'uomo, ho un problema. Se meno che a fuoco perché le spese più superime, cosa c'è nel sistema più facile? Più di attività, perché non che a fuoco, se non che a fuoco non che a fuoco. Questo è il problema che noi abbiamo adesso. E questo è il problema che già tre mesi che lo portiamo. Vedete che vale che avevamo dei problemi che mano già prima giornata, che avevamo fatto che se caro che avevamo sofferito, ero qui. Qua ogni amatore lavorando, perché non sei che creaste 500 euro, perché se mi prendete 500 euro a settimana e perdo d'ora fuori, io non passo da 200, vuol dire. Adesso che andremo a maggio lo Stato dice ma perché se ne in mare? Perché non si sta fatto? Ti spiego, perché siamo come gli uomini, perché siamo come gli uomini, paroni non dare via, allora mi sono un'idea. Nei momenti che noi attimo, allora quando che mi parlo con Pierpaolo qualche volta, però lo sai, parlo per amicizia, parlo per rispetto, perché un giorno ha mai risposto una cosa per Paolo, e mi ricordo dove mi viene la parola. Se ti sbaglio per disoccupazione ti provocate un problema, allora prima di fare una roba che non vale un parolone diga. Perché abbiamo sbarcato tutti i presi occupazioni che dopo ne fanno la ragazza sindacale? Per cosa per farlo? Perché l'idea nostra c'era, quando che noi abbiamo sbarcato tutta Italia, c'era. Sbarchiamo tutta Italia, avevamo un governo tecnico. Infatti, avevamo un governo tecnico, Deve capire che quando che la marineria e tutti si fermi, che c'è di costo che devo perdere.